Buonasera ragazzi, buon venerdì, episodio 15, stagione 3, non mi viene in mente che giorno sia, quindi facciamo finta che oggi sia il giorno giusto. Sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Allora, intanto oggi partiamo con due notizie di quelle belle, ovvero stamattina, ieri sera sono andato a letto con 60 centesimi di guadagni AdSense. E ho detto vabbè, non male, siamo in linea con la crescita, non mi lamento. Boh, chiudo tutto, vado a letto, stamattina mi sveglio, guardo il cellulare e ieri alla fine è finita con 1,05 euro di guadagni e stamattina già avevo per la giornata di oggi 1,12 euro, quindi proprio avevo già fatto giornata in pratica, secondo i miei standard ero già a posto. Adesso sono a 1,58, quindi molto bene. No, la figata è che, cavoli, cioè dormendo ho guadagnato 1,50 euro, che sembrerà poco, però quando saranno 150 euro, uno si sveglia e dice ah, 150 euro, è brutto, che poi mi abituerò e dirò eh no, però adesso ne voglio 200, come facciamo? E quindi è proprio una figata, perché a febbraio siamo già a 12 euro di guadagni di questo mese, contando che in tutto il 2020, in tutto l'anno scorso, ho guadagnato 28 euro di pubblicità, quindi in questi 20 giorni siamo già a 12 euro. C'è qualcosa che ci suggerisce che la crescita del blog sta subendo una curva, un'impennata notevole, quindi gran figata ragazzi, grazie a tutti. E beh, vi spammo già le pubblicità, quindi troverete in descrizione dov'è il blog, intanto poi la sezione materiale consigliato, un link per andare su Amazon se volete fare acquisti, mi arriva una commissione e link affiliato, o se volete offrirmi un caffè c'è il link qui sotto di tutto, oppure potete votare questo podcast semplicemente con 2-3 tap e 5 stelle e siamo tutti contenti, anche se 5 stelle in questo periodo non è un bel termine da usare, però dai, noi lo usiamo lo stesso, riportiamolo in auge. Detto questo, quest'ultima stronzata, iniziamo la puntata di questo venerdì. Che sound oggi, il venerdì arrivo sempre entusiasta. Beh, in realtà tutti i giorni nei quali guadagno più di un euro con gli AdSense sono su di giri. Ah, e non vi ho detto in realtà la cosa che più mi ha dato gioia di tutto, che non sono i guadagni AdSense, tra l'altro, che uno potrebbe dire che figati i guadagni AdSense. La cosa più meravigliosa che è successa oggi, questa sera, è che nei giorni scorsi, sbagliando da stupido, ero su eBay, stavo guardando un po' di carte Pokémon per capire il trend, l'andazzo, cosa, le condizioni, eccetera, eccetera, i prezzi, cosa va, cosa non va, e sono entrato su una carta falsa, quindi sì, non originale, che già era palesato, c'era scritto, quindi mona io, cliccando così ho detto ho fatto un'offerta, era un asta, ho fatto un'offerta a tipo 15 euro mi sembra, porca puttana, spero anche qualcuno ci vada sopra, non c'è andato sopra, me la sono portata a casa e ho detto vabbè, cosa facciamo. Ho guardato un po' in giro, effettivamente quella carta là finta veniva venduta comunque bene sui 20-30 euro, ho detto vabbè, sai cosa, proviamo a metterla in vendita, a rimetterla in vendita subito, anzi così vediamo cosa ne viene fuori. Non mi aspettavo granché, ho già messo il prezzo pronto a calarlo. Fatto sta che oggi l'ho venduta, mi è arrivata la notifica di vendita avvenuta, sono riuscito a guadagnare non un granché, perché tra la spedizione, le commissioni eBay e tutto sono più spese che rottura di coglioni che altro, però per un acquisto non voluto, sbagliato, sono comunque riuscito a guadagnare questi 3 euro, che su 15-16 euro sono comunque un'ottima percentuale, quindi sono contento e vi sprono a fare altrettanto nel caso di errori di acquisti, di puttanate, eccetera eccetera. Ricordatevi che sempre si può tamponare, si può subito rimettere in vendita, mai perdere l'entusiasmo, mai toccare, mai rovinare, mai buttare via, mai farsi prendere dalla foga di dire vaffanculo, spacco su tutto, spacco bottiglia, ammazzo famiglia, perché di no, perché a tutto possiamo riutilizzarlo. Il tutto sempre ricordandoci la regola aurea del fatto che l'affare si fa quando si compra, quindi se comunque io evidentemente un po' in maniera inconsapevole, un po' avevo una vaga idea del valore, ero riuscito a comprare una cifra buona, non esorbitante, quindi me la sono cavata così. In ogni caso, anche se dovessimo fare un acquisto del cazzo, tipo ok,
compro una carta falsa a 60 euro perché perdo la testa, non mi accorgo che è falsa, eccetera eccetera. Comunque calmi, cioè abbiamo sbagliato, ok, abbiamo perso soldi, ok, la rivendiamo in perdita. Comunque è sempre un perdere soldi, ma meno di quanti avremmo perso buttandola via o tenendola in un cassetto dicendo ah, questa me la tengo come monito per non fare errori. No, ma sono soldi, cioè la teniamo là, riflettiamo un attimo sul prezzo, la rimettiamo in vendita, se ci perdiamo ci perdiamo. Comunque abbiamo sempre perso meno di quanto sarebbe successo non vendendola, e soprattutto abbiamo fatto esperienza d'acquisto, esperienza di rimettere in vendita, di capire come fare, come non fare, quindi è tutto fa brodo, mai demoralizzarsi. I soldi o i soldi vanno, i soldi vengono, questa è la legge della vita. Se ne spendiamo più di quanti ne riusciamo a guadagnare, ci sta. Chissà quante volte abbiamo sputtanato soldi e non ci siamo neanche accorti magari, abbiamo ingoiato il boccone senza accorgercene, e in caso di acquisto sbagliato facciamo, rivendiamo, se no, se volete, anzi ecco un servizio che vi offro volentieri: avete fatto un acquisto stronzo, mandatemi un messaggio, vi dico secondo me il prezzo al quale potete metterlo in vendita, cosa scrivere magari per attrarre un po' più l'utenza, tanto non è che abbia granché esperienza più di voi, però diciamo che lo faccio da un paio d'anni, quindi qualche trucchetto magari riesco a dirvelo molto volentieri. Ma adesso torniamo all'argomento che avevo promesso ieri, ovvero il libro Over Deliver e l'introduzione che mi ha illuminato. Questa introduzione molto semplicemente dice: ragazzi, voi spendete così tante energie, tanti soldi per creare un prodotto bellissimo, per dare tutto voi stessi, eccetera eccetera, che senso ha poi non investire nel marketing, non spendere per far capire agli altri quanto vale e per anche spingere un po' di più ad acquistarlo, perché sapete che può svoltargli la vita e magari le persone non lo apprezzano subito, e tutti questi piccoli stratagemmi che possono sembrare delle truffe, perché uno dice: cavoli, se il prodotto è buono lo vendo, punto, non è che ho bisogno di stare attento al testo, quello che scrivo, come lo scrivo, l'immagine, targettizzare l'utente. Cavoli, è là, il libro è là, lo compri e basta, e non rompi coglioni. Invece non è così, perché non perché le persone siano cattive, ma perché il mondo è fatto di marketing. Se tu non metti in evidenza i pregi di una cosa o non fai vedere i difetti di un'altra e tutte queste piccole modalità di interagire con la persona, o invogli, ingolosisci l'utente all'acquisto, l'utente non comprerà mai, perché di base è fermo, cioè non prenderà mai l'iniziativa per conto suo, cioè o proprio il culo che dice vabbè, becchi quello che voleva comprare quel libro, l'ha trovato, lo compra, ma non puoi fare un business sostenibile così. Invece bisogna buttarsi là, capire, studiare, fare, brigare e arrivare a un punto in cui dici: cavoli, ho capito bene o male cosa devo scrivere, come devo fare per organizzare una campagna di marketing, dei testi che possano invogliare le persone. Se andate a riascoltarvi l'intervista di Timido Folle, anche lui a un certo punto dichiara che ha acquisito queste competenze andando a studiarsi gli americani, come facevano i titoli, le keywords, eccetera eccetera. Anche questo è marketing, anche il titolo di un libro è marketing, quindi diciamo che è mal visto, perché dice sulla pubblicità passi in televisione un prodotto di merda, stai facendo marketing, chi fa marketing è un bastardo. Non è vero, chi fa marketing molte volte ha un prodotto ottimo, vuole farlo conoscere, però sa che sarà dura perché compete in un ambito inflazionatissimo, pieno di concorrenti magari agguerriti, magari con un prodotto peggiore, però con capacità di marketing migliori, in quel caso vince lui, non c'è niente da fare, è così la vita. Ed è un peccato non fare questa cosa, perché magari ci sentiamo in colpo e dire cavoli, sì, però tipo io ho scritto il libro sui finanziamenti auto, non l'ho mai pubblicizzato, non ci ho fatto niente, ho detto beh, là, cioè, è ovvio che se sia là la gente lo compra, cioè non c'è alternativa. L'alternativa è che la gente non faccia niente, ma non per colpa loro, questo l'ho già detto, è colpa mia che sono stupido come un caprone, e almeno ho acquisito esperienza, ho acquisito capacità. Ma probabilmente tutto questo perché in Italia abbiamo una mentalità sbagliata, cioè sbagliata, diversa, non, né sbagliata né arretrata.
dobbiamo ancora capire effettivamente che senza marketing non si raggiungono i risultati, quindi bisogna iniziare a implementarlo senza sentirsi in colpa di dire sei un venditore di fumo, perché non è vero. Se ha un prodotto che vale la pena, perché non farlo sapere, perché non mettersi in prima persona a dire guardate è una figata, compratelo, se non vi piace vi ridò i soldi e andatevene a fanculo, però almeno ci abbiamo provato, almeno abbiamo messo in chiaro le cose, abbiamo detto ok, questo è il nostro prodotto, è meglio che possiamo fare, se vi piace ottimo, e così la gente inizia a conoscerci, sa che ci sbattiamo eccetera eccetera. Quindi questa è un po' quello che mi ha scatenato l'introduzione del libro. Magari fatemi sapere cosa ne pensate, perché è interessante confrontarsi anche su questo aspetto. Magari voi ritenete il marketing vendere fuffa o lo ritenete fondamentale, però insomma ditemelo, così ci confrontiamo. E inoltre una cosa fondamentale che vi chiedo per favore, vi ruberà del tempo però è assolutamente una cosa che se la fate smuoviamo le montagne, dovreste mandarmi una mail, un messaggio Facebook o quello che è, dicendomi cosa per voi è diventerò milionario, perché sto cercando di classificarlo, di capire cos'è, non lo so neanche io cos'è, sono partito con un'idea, poi in realtà è diventata altre cose, quindi ho perso un po' di vista, cioè non è che ho perso un po' di vista, so l'obiettivo, però se adesso uno mi chiede ma il blog cos'è, a chi si rivolge, non lo so, quindi ho detto cavoli, perché non chiederlo a chi mi ascolta. Quindi se volete completare la frase di diventerò milionario per me è una parola, una frase o quello che volete, mi svoltereste probabilmente il weekend, perché mi dareste un sacco di cose sulle quali pensare e vi ringrazierei, anzi vi ringrazio già da ora, così mi prendo avanti e vi voglio già a scrivere questa cosa qua, ma proprio senza pensarci troppo. Quello che vi viene istintivo è la risposta giusta, non esistono risposte sbagliate, quindi buttate giù quello che viene in mente, anche se sembra una stronzata, a me serve. Voi mandate mail info@diventeromilionario.it, Facebook, Instagram, tutto quello che volete e mandatelo, così appunto dobbiamo capire come impostare la nostra campagna di marketing per crescere, perché stiamo crescendo molto bene, però avendo un obiettivo chiaro secondo me si domina ancora di più. Quindi ragazzi, se riuscite a farmi questo piacere ve ne sarei grato. Sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni, col vostro aiuto potrei diventarlo in 5, 4, 3, quindi fatelo dai, grazie mille, buona serata, buon weekend, a lunedì.